Io sono Bennardo per TechZilla.it e oggi vi parlo di HTC One A9. Ho avuto modo di toccare il dispositivo, di provarlo per un po', ma prima di darvi le mie prime impressioni diamo uno sguardo alle specifiche tecniche. Processore Qualcomm Snapdragon 617, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibile, display da 5 pollici AMOLED Full HD, fotocamera principale da 13 megapixel, la frontale è sempre ultra pixel e si conclude con la batteria da 2150 mAh. HTC continua la sua ricerca di design e materiali. Con One A9 c'è un ritorno al passato. L'alluminio è più grezzo, meno lavorato, la sensazione è fantastica, ricorda il vecchio One S. Lo spessore è stato notevolmente ridotto rispetto alla linea M, siamo intorno ai 7,26 mm. I dettagli fanno sempre la differenza, troviamo un vetro tondo ai lati, anche in questo caso come il vecchio One X. C'è un power button con una texture molto bella, è facile riconoscerlo al volo. Sulla parte frontale c'è il sensore di impronte digitali e non il sistema Blue Sound. Secondo HTC, inserire entrambe le features avrebbe aumentato troppo le dimensioni del dispositivo. La configurazione di una nuova impronta è davvero veloce ed effettivamente anche lo sblocco del dispositivo lo è. Il lettore non è un tasto hardware, non va premuto, il dito va solo poggiato e il dispositivo è sbloccato. Sulla parte frontale è presente anche il display AMOLED Full HD dai colori carichi e un nero profondo. La prima impressione è di un pannello di qualità, vedremo come si comporterà nell'utilizzo quotidiano. Lo speaker di sistema è stato spostato sul profilo inferiore. HTC ha lavorato molto sulla parte audio con un volume massimo di 1 watt. Sempre presente Dolby Audio, ma in questo A9 la novità è il supporto ai 24 bit. Stiamo parlando di audio ARS per gli amanti dell'ascolto in cuffia, questa è una gradita presenza. Ok, parliamo della fotocamera. 13 megapixel, f2.0, stabilizzatore ottico, tutto protetto da un vetro zaffiro, sì, perché sporge leggermente dalla scocca. La frontale è sempre un sensore ultrapixel. Sulla carta ci sono tutti per questa fotocamera, ovviamente va testata, ma le prime impressioni sono buone. Quello che colpisce è la cura del software fotografico di HTC, ancora più ricco e potente. C'è la possibilità di creare hyperlapse nativamente, è anche possibile modificare vecchi video, ma soprattutto HTC One A9 è in grado di lavorare con file RAW, il che semplifica non di poco le cose. Prima si scattava in RAW e lo scatto andava lavorato al PC, adesso si può fare tutto dallo smartphone. Sono davvero curioso di provare questa funzione. Sempre in campo software c'è da menzionare la stretta collaborazione tra HTC e Google per lanciare One A9 con Android Marshmallow più Sense. Oltre alle features di Android 6.0 troviamo una Sense ancora più snella e semplificata. Anche in questo caso vedremo come si comporterà durante l'utilizzo quotidiano. Queste sono le mie prime impressioni riguardo HTC One A9, un dispositivo che vuole fare dell'esperienza utente il suo punto forte, a prescindere dalle specifiche. Non ho parlato del prezzo perché al momento non si hanno informazioni certe. Bene, non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale, perché ovviamente arriverà anche la recensione di questo One A9, di mettere un mi piace o un non mi piace se effettivamente il video non vi è piaciuto, oppure semplicemente di lasciare un commento con un parere su questo nuovo smartphone, oppure qualche consiglio su come migliorare. Ciao e alla prossima!